Un moderno uomo del Rinascimento, dallo spirito eclettico con tanti interessi e un arcipelago di attività. È Beppe Ermentini, famoso architetto cremasco, scomparso nel 2003, 16 anni fa, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. In occasione della festa del papà, il 19 marzo, i figli Laura e Marco, che hanno seguito le orme del padre, la moglie Lidia e i nipoti Cino, Giovanni e Gaia, hanno voluto festeggiarlo con una serata ricordo che ripercorre attraverso proiezioni e testimonianze le sue innumerevoli attività. È un'idea che è nata a me e Marco, a mio fratello, perché ci piaceva ricordare il papà e anche per cercare di riscoprire tutti gli aspetti di nostro padre, che era un personaggio eclettico. Anche noi non conoscevamo tutti i suoi aspetti, perché da ragazzi a volte si perdono delle cose, da figli anche. E questo è stato un modo per riscoprirli. Architetto, pittore, poeta, collezionista, pasticcere, presidente del Museo di Crema, importante filatelista a livello mondiale. Tante le passioni e attività che hanno animato la vita di Beppe Ermentini, che fa parte di quella generazione di uomini che contribuì alla rinascita dell'Italia dopo la guerra. In questa ricerca abbiamo scoperto delle cose che non sapevamo. E ancora non sappiamo ancora tutte le attività di mio padre, per esempio non sappiamo quante scuole abbia fatto, è un mistero, ha fatto una serie di scuole cambiate continuamente e poi abbiamo scoperto che la cosa che gli piaceva di più non era, non so, la laurea in architettura o altre cose, ma era il diploma di pasticcere, di offeliere. Lui lavorava in questa pasticceria del nonno, che adesso è l'American Bark, la pasticceria Tadini, era la cosa che nella vita gli è più interessata. È stato un lavoro corale. La mamma, che si ricorda tante cose, che ci ha indirizzato anche dove trovare, cercare tante cose del papà, e poi i nostri figli, che tre figli, uno di Marco e due miei, che hanno collaborato e si sono anche divertiti, hanno scoperto il nonno. La serata in memoria di Beppe Ermentini si terrà stasera alle ore 21 presso la sala Pietro D'Acemmo del Museo Civico Cremasco.